un cervezzo. Allora, ora vi scendo io a tavolo. Buongiorno. Io me la consegno da fare. Buongiorno. No, no, ok. Non ti preoccupi, ti questo non è un ascensore rapido, eh? Allora ti faccio di là. No, lui scende di là. Fallo scendere lui. Eccola. Eccola. Il disturbo principale in un malato di Alzheimer è, nelle fasi iniziali, la perdita della memoria recente. Poi il paziente subisce un lento sgretolamento delle altre capacità razionali e in particolare comincia a non esprimersi più bene con le parole. Questo lo relega in un isolamento che rischia di spezzare tutti i legami con il mondo che lo circonda. La famiglia precipita in un disperato sconforto, considera il malato una persona ormai incapace di comunicare e di provare emozioni, che deve essere accudita in tutto, che scivola inesorabilmente verso l'annullamento totale della mente. No, non so nulla, perché proprio mi dà noia a me a vederci, a guardare. Io non so capire, non so capire in che modo posso essere, ragazzi. Per il malato di Alzheimer, almeno nelle fasi iniziali, la difficoltà di comunicare è vissuta come un fallimento ed è fonte di frustrazione, e questo si somma all'angoscia per la consapevolezza della malattia. Ma te invece di lavoro che facevi di bello? Aspetta, Maria Rosa, si sente la Franca? No. Vuoi vedere il giornale? Guarda, ti lascio il giornale mentre io parlo con la Franca. Franca, ascolta, te avevi fratelli, sorelle? Eh? No? No. E lavorare lavoravi, vero? Eh? E che lavoro facevi, Franca? Franca, che lavoro facevi? Questi sentimenti provocano irrequietezza, grida, agitazione, oppure, al contrario, un mutismo rassegnato, l'isolamento, il continuo sospirare. Chi soffre della malattia di Alzheimer può avere difficoltà a seguire o a partecipare a una conversazione. Beh, dove ce l'avevi la fabbrica? La fabbrica io l'ho a Pistoia. A Pistoia? Sì, un po' più in su. Un po' più in su, verso Bottegone. Sì, più oltre però, il bottone no, proprio bottone che non ho troppo andato. Quanto tu hai lavorato, Alba? Eh? Hai lavorato tanto te, Alba, nella vita. Sì, ma... Sì. C'ho una macchina lì, e una macchina l'ho precomprata per un tipo qualcuno, qualcuno d'oro, via, ve le do a voi. Può fermarsi nel bel mezzo di un discorso e non avere alcuna idea di come continuare, oppure può accadere che si ripeta. È tutto mio, è tutto mio. Solo poche parole restano nella mente e ritornano ossessivamente come una cantilena sempre uguale, l'unico modo di esprimere le proprie sensazioni. Un po' di questo, 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 e io sono a posto, e lavoro, e lavoro quanto volete voi. Ma l'essenza e il valore di una persona non sono basate solo sull'uso del linguaggio e sulla memoria. Il pensiero continua a formarsi, anche se non riesce a trovare sbocco in parole e ragionamenti comprensibili. Le emozioni non sono compromesse e addirittura sono più intense, perché sgorgano allo stato puro, non soffocate o mediate dalla ragione e dall'opportunità. Quest'attore lo conosci, George Clooney? Sembra di anziano un po', perché che abbia, ecco, ma invece è bello anche da vicino. Sì, eh? Sì. Quella lo sai, la sua moglie, si è sposato? Senti. Ti piace?
Sì, però sono più bella io. È bello, davvero. È bello, vero. Anche se un po' anziano. Insomma, non anziano. Fammelo, Giancarlo, fammelo. Per te è anziano, Zelinda? Sì, non perché è te... proprio giovane, giovane. Quanti anni hai? Fammelo. È come me. Su per giù. Se nel malato di Alzheimer le abituali modalità di comunicazione si smarriscono, è tuttavia ancora possibile ricreare efficaci vie alternative per ristabilire una connessione e spesso una vera relazione che riesce ad alleviare la sofferenza. Bisogna rivolgersi al malato in maniera appropriata, col sorriso, guardandolo negli occhi, cercando di addolcire e modulare il tono di voce. Il malato è sensibile alle carezze, gradisce che lo si tenga per mano e questa comunicazione non verbale lo rasserena e gli genera fiducia e gioia. Inoltre, è molto importante cercare di scoprire e sviluppare le capacità ancora conservate. È necessario individuare le preferenze e i gusti individuali, scovandoli nelle precedenti attività ed esperienze di vita. Si deve procedere per tentativi, con pazienza, cercando di documentarsi sulla vita passata del malato ed aiutarsi con una osservazione attenta. E cosa vendevi? Tutto. Di tutto? Ma da mangiare lo facevi te per gli alimentari? No, si faceva delle cose e poi dopo delle palle di... Di palle di cosa facevi? Facevi le polpette? Delle... Della roba che si... andava a prendere per terra e poi dopo si metteva, insomma si faceva così. Ma e poi che le facevi in forno? Dopo, sì, no? Le facevi fritte? Qualcuna, no, invece con l'acqua perché dovevano star... Bollire. Capito, bollire un pochino. Bollire. E poi dopo si levavano e appunto si faceva la mattina per la sera. Il paziente, se adeguatamente stimolato, può continuare a svolgere attività manuali all'interno di un gruppo. A seconda della persona, gli stimoli possono essere molteplici. La lettura dei quotidiani li può aiutare a rimanere in contatto con la realtà di oggi. Una semplice notizia può suscitare curiosità, partecipazioni, reazioni inattese. Quest'anno le castagne non ci sono, vedi, sono male anche quelle. No. No? Commercio, troppi negozi che chiudono. Resiste chi offre la qualità. Un altro stimolo efficace è quello che fa riemergere i suoi interessi grafici e figurativi. Sì, di questa. Sono molto felice. Di quello di proprio, di quello che si fa noi, no? Proprio. Altre volte il sorriso sgorga più semplicemente dal contatto con un animale domestico. Me la dai a me, tesoro? Sì, sì, tocca la pianina, tocca la vista, senti tu, tocca la sopra. È fresco, oh senti mamma. Bello, senti Carmela, vieni Carmela, te la fai poi la metti la mano così. Come è bello, come bello. Anche a me lo voglio. Sì, lo voglio non va fatta cascare però. Vieni. Guarda, dove ce l'ha la testa? Bellino. Vedi, si rimpiatta. Sì, sì. Poverini, hanno paura. Hanno un po' paura. Ma ci manca la parola. Era nascosto visto? Lì quello. Era nascosto. Era questo, vanno rimesse nell'acqua. Perché queste sono tartarughe? Di acqua. Di acqua. Guarda come cammina. Vada. O dove vuoi andare? Dove? Bella. Oh mamma, oh, morde mia. No, non morde, non morde. Oh mamma. Bellina, tu sei un amore e tu sei un tesoro mio, perché te l'ho fatto tutto io, tutti i colori, tutte le cose, tutte così. Diglielo a questo signore che io gli ho fatto fare delle cose belle, guarda, uno, due, tre, oh mamma, sono una meraviglia. Sono una meraviglia. Una meraviglia, amore. Si rimette nell'acqua? Sì.
Ma da bellino tu sei, tu sei un amore. Grazie. Prego. Un bacione. Un bacione, vieni. Bello. Tu sei bravo, tu grazie, sei bravo. Grazie, grazie. Anche l'abbracciare una bambola che si identifica con il figlio quando era piccolo può essere fonte di felicità. Dai un bacino a questo bambino? Dagli un bacino, su. Oh, che bello. Sono tutte belle le mamme del mondo, quando un bambino si stringono il cuore, sono le bellezze di un bene profondo, fatto di sogni, rinunce d'amore. E gli anni passano, e i bimbi crescono, le mamme imbiancano, che sono io, e non sfiorirà la loro beltà. Era che farò, vieni via a dormire? Vieni via a dormire? Un altro mezzo importante sono le scatole personali della memoria, dentro le quali i malati ritrovano frammenti della loro vita passata. Guarda se tu trovi una scatola, una scritta zanita. Amico. La carmela? No. Che c'è questo? Un po'? No, c'è la. Ce l'ha anche la Carmela, cioè Carmela. Guarda un po' se ci sono anche le sue di fotografie, guarda, ci dovrebbe essere una scatola, non ho scritto il tuo nome, Carmela. E tu l'hai visto? No, questa è della Zelinda. No. Guarda un po' qui, guarda un po' lì Carmela, forse è una di quelle scatole lì, guarda. Se c'è scritto il tuo nome sopra. Virga Carmela. E questa è la tua? C'è le tue fotografie dentro qui, no? Sì. Ed è stimolante per loro condividere con gli altri le fotografie dell'infanzia e della giovinezza, quelle della propria famiglia e del proprio paese. Questo è il carro di Gesù Nazareno. Ci mettono le bue, quattro bue, due davanti e due di dietro. E le mucche tirano il carro. La fame è una festa. È una festa. Questa è quando ci siamo sposati. È qui quella che è andata in Brasile, con la barca. Perché non c'era soldi prima, vero? Non c'era soldi. Anche il viaggio di nozze, come mai non l'avete fatto? A quale viaggio di nozze? Come mai? Perché non? Perché non c'erano questi, piccoli. Non c'erano qui. E quindi tuo marito è andato a lavorare in Brasile? In Brasile. Per guadagnare qualcosa? Per guadagnare qualcosa. Cosa ti ricordi di questa cosa? Questa cosa per me è stata brutta. Perché mi mancava lui e mi mancava tutto. Zelinda, si guardano le fotografie? Questa sono io, con tutte e due i miei bambini. Guardala che bella che eri. Sì? Sì, sì. Eri proprio bella. Ma da che testa nera che hai visto quanti capelli che tu avevi? Ma poi tu vedessi le buppe com'era. Ma la modalità più efficace per suscitare emozioni positive è senza dubbio la musica. Lo sapete chi c'è stamattina? No. Sono venuti a trovarci. Chi? Il coro. C'è una sorpresa per voi, il coro. Perché fra poco è Natale. Ti hanno fatto un regalo. Noi siamo il coro di Monte Oliveto. Cantare insieme è il nostro segreto. Ascoltare canzoni gradite li rende capaci di evocare ricordi, esperienze, immagini. Se inseriti in un coro, queste persone riescono a cantare ricordando perfettamente tutte le parole, il ritmo e la melodia. Sul ponte di Massaro,
cittadella Macus. Domenico c'ha una bella penna sul cappello e noi gli dedichiamo sul cappello che noi portiamo. C'è una lunga penna nera che ha La musica si rivela un vero e proprio strumento di relazione che può toccare parti dell'io impossibili da raggiungere con altri mezzi. E insieme alla musica il ballo, che consente il contatto diretto e il tenersi per mano. Anche i malati, che non hanno più alcuna idea di chi siano quelli che li circondano, percepiscono però che sono amati. E non è solo l'amore ricevuto a dare serenità e gioia. A volte il malato è anche capace di dare amore e affetto verso le persone che soffrono lo stesso male e lo manifesta con carezze, attenzioni, con l'offerta d'aiuto o semplicemente con la sola vicinanza fisica. Per il malato di Alzheimer, l'amore diventa il canale principale e talora l'unico che lo tiene legato alla vita.